Buongiorno ragazzi, un'altra volta Home Defense 24. Oggi parliamo del kit Picatinny Rail per il Merino da montare sulla ATP 50, seconda generazione. E se volete vedere come va montato questo qua, semplicemente rimanete con me e ci vediamo subito dopo l'intro. Grazie. Allora ragazzi, in questo kit Picatinny Rail ATP 50 abbiamo un Picatinny Rail con un incasso, per montare questo semplicemente. Dopo abbiamo due fianchi, quelle vanno montate lateralmente. E semplicemente due viti a prugola. Dopo non stringete tanto forte perché comunque c'è un piccolo incastro e non si muove. Allora, chiudiamo leggera stretta con una leggera stretta. E così abbiamo montato il Picatinny Rail sulla ATP 50, dove possiamo montare il merino, possiamo montare un laser, qualsiasi cosa. E per esempio qua abbiamo sempre della Home Defense 24 il merino, un merino molto piccolo. Semplicemente incastrato. Abitato. E così già è pronto il merino col Picatinny Rail. Questo sono stampati in 3D, altamente resistente e altamente fatto bene, come vedo io. Comunque tutti questi prodotti lascio il link sotto, scusate, dove potrete comprare il Picatinny Rail, anche il merino. Questo la ATP 50, seconda generazione, per questo il kit è nuovissimo, appena uscito. Ragazzi, questo come sempre la Home Defense 24, prodotti per Umarex, per tuning, tanti accessori, quella fornisce esclusivamente la Home Defense 24 in tutto il mondo. È fatto veramente benissimo. Comunque, se è piaciuto questo video, come sempre, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale. Prossimamente sarà sicuramente altro po' di video sulla ATP 50 seconda generazione, dove faccio vedere anche il kit tuning e un po' di modifiche. Trovate solo su Home Defense 24. E niente. Questo per oggi è tutto, ci vediamo prossimamente su questo canale con i prodotti della Home Defense 24. Ciao ragazzi!